Buonasera, buon sabato telespettatori. Economia e imprese del territorio in apertura. Sentiamo le previsioni congiunturali per il mese di luglio. Sono 5.920 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Vicio e Vercelli per il mese di luglio 2022, poco più del 19% delle entrate previste a livello regionale. Nel complesso le previsioni occupazionali sono 230 in meno rispetto al mese di luglio 2021, con diminuzioni per tutte le province. Meno 20 unità per Biella, meno 140 per Vercelli, meno 170 unità per il Vicio, ad eccezione di Novara che vede un incremento di più 110 entrate. Tratti comuni alle quattro realtà del territorio dell'Alto Piemonte sono la quota limitata di imprese che esprimono un fabbisogno occupazionale, l'alta percentuale, ovunque superiore all'80%, di contratti a termine e la richiesta di esperienza professionale specifica o nello stesso settore caratterizza in misura prevalente la domanda di lavoro. Ferme restando le diverse vocazioni economiche dei territori, in generale sono i settori dei servizi alle persone, del turismo e ristorazione e del commercio a esprimere una parte consistente dei fabbisogni occupazionali nelle quattro province del quadrante. Queste sono solo alcune delle indicazioni che emergono dal bollettino mensile del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere e ANPAL. Per quanto riguarda la provincia di Novara, le entrate programmate a luglio sono 2.740. Nel 16% saranno stabili con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel restante 84% saranno a termine. La maggior parte delle entrate, ovvero il 52%, troverà collocazione in imprese con meno di 50 dipendenti. Per quanto riguarda il profilo professionale, il 16% dei contratti sarà destinato a dirigenti, specialisti, tecnici, quota inferiore alla media nazionale, mentre l'11% delle entrate interesserà personale laureato. La domanda di giovani under 30 riguarderà il 33% delle entrate provinciali. In 41 casi su 100, infine, le imprese prevedono difficoltà di reperimento dei profili desiderati. Ed ora, a proposito di imprese di futuro, parliamo del patto del Nord-Ovest per la transizione ecologica. Sentiamo. Un patto tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per lavorare in sinergia su alcuni temi fondamentali, pilastri della transizione ecologica: rifiuti, fonti di energia rinnovabile, siccità e idrogeno. Quattro componenti fondamentali non solo per affrontare la criticità del presente, ma soprattutto quella del futuro. E quanto è stato lanciato nelle settimane scorse nel corso dei lavori del convegno intitolato Servizi pubblici locali e politiche interregionali di sviluppo, organizzato da Confservizi Piemonte Valle d'Aosta sulla base della constatazione che le tre regioni hanno la necessità di creare un ecosistema tale per cui il Nord-Ovest possa diventare un territorio autonomo e virtuoso sia sotto il profilo dell'economia circolare sia sotto quello della promozione delle fonti di energia rinnovabile e che dunque le tre regioni lavorino in collaborazione per mettere a frutto accordi e strategie comuni. Il patto di collaborazione si tradurrà in un protocollo che sarà sottoscritto oltre che dalle tre regioni anche da importanti centri di ricerca. Voltiamo pagina. A Novara continuano anche in estate le salite notturne alla cupola di San Gaudenzio. Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato nelle scorse settimane, le visite serali alla cupola di San Gaudenzio proseguono anche nel mese di agosto, tutti i giovedì e i venerdì alle ore 21. Per chi resta in città, l'estate è l'occasione per riscoprire il monumento simbolo di Novara. I visitatori, indossando il metto in brago di sicurezza, possono entrare nel cuore dell'opera antonelliana al tramonto e ammirare lo straordinario panorama che si apre dinanzi al chiaro di luna. Durante le visite sarà possibile percorrere le scale all'interno del campanile dell'Alfieri, raggiungere la famosa sala del compasso e iniziare l'ascesa verso la Guglia attraverso spettacolari passaggi aerei e affacci mozzafiato che dall'arco alpino consentono di raggiungere con lo sguardo anche i grattacieli di Milano. L'appuntamento è presso la biglietteria in via Gaudenzio Ferrari numero 13, 15 minuti prima dell'inizio della visita. Per partecipare però è necessario prenotare sul sito calata.it oppure contattare il numero 0174 330976 o scrivere una mail all'indirizzo booking@calata.it. Restano attive per tutto il mese di agosto le visite di sabato e la domenica alle ore 9.30, 11.30, 16.30 e 18.30. Ed ora, come ogni sabato, spazio a Cook-Up, la rubrica del gusto a cura di Jacopo Fontaneto. Scopriamo la ricetta golosa di oggi.
Un agriturismo nel cuore delle Langhe, ma nella puntata di oggi non vi parliamo di tartare agnolotti, perché da Fabiana a Bossola Schetto, la struttura dove facciamo tappa questa settimana, è la tradizione sarda a dominare con ricette di memoria che in estate viaggiano sul binario giusto, come le Seadas. Buongiorno, sono Fabiana, del ristorante Da Fabiana. La mia famiglia è di origine sarde e dal 1999 gestiamo questo piccolo ristorante nel cuore delle Langhe, dove proponiamo però la cucina della Sardegna. Oggi vi prepariamo le Seadas, che sono un tipico dolce sardo, dal cuore fondente di formaggio, aromatizzato con scorza d'arancia e zucchero, e viene messo all'interno di una pasta dolce, chiusa con una formina, fritta, e poi servita con del miele dolce. Noi usiamo il miele di asfodelo, che è tipico della Sardegna. Buon appetito! Alla nostra Seadas non possiamo che abbinare il passito di mesa, un vino dolce, di corpo, di buona struttura, perfetto per accompagnare la dolcezza del nostro dolce. Poco più di un frullatore e tanta inventiva bastano per fare un buon gelato, lo insegnano Verdiana Ramina e Stella Bellomo in Gelatini, il nuovo volume di Gribaudo Editore, la scelta giusta in questi giorni di un caldissimo agosto. La boccheria e i mercati di Barcellona, un libro che ha anche un'idea di viaggio per visitare uno dei mercati più rappresentativi e antichi d'Europa. Maria Teresa Di Marco compie un viaggio di sapori, ma anche attraverso storie e persone, in un angolo centrale della capitale catalana a due passi dalla Rambla. Guido Tommasi, editore. Il sugo della storia è un libro dove Massimo Montanari, docente di storia dell'alimentazione, evidenzia appunto storie che hanno al centro il cibo. Montanari racconta gesti, atteggiamenti, mode, pratiche, riflessioni, vicende che spaziano nei secoli e tra i continenti e da cui spremere appunto il sugo per il piacere di tutti noi. E il sugo è proprio il motore che genera le storie. Editori La Terza. Re Biscottino e la regina Cunetta di Novara, ospiti del carnevale estivo di Celle Ligure in provincia di Savona, che si è svolto in notturna. Vediamo le immagini. Ragazzi, facciamogli un applauso, loro sono arrivati con il pullman da Novara, un bel applauso! Questa sera siamo a Celle Ligure, come vedete il carnevale non si ferma mai. È già stata una bellissima, bellissima festa e dobbiamo ringraziare di cuore veramente Marco, il presidente dell'Avis qua di Celle Ligure, che ha organizzato una festa strepitosa e un'accoglienza straordinaria. Veramente grazie di cuore. Vabbè, questo è stato il primo carnevale a Celle, è stato il primo carnevale estivo, è stata un'aspettativa bellissima. Non pensavamo di avere un riscontro così bello anche da parte dei turisti e di tutti i bambini. L'ultimo carro che abbiamo fatto è stato di 180 bambini che hanno sfilato dietro a voi, quindi è stata una cosa bellissima. L'anno prossimo la rifaremo di nuovo. Una festa stupenda, balneare in una città stupenda, una cittadina rivierasca tra le più belle della Liguria, Celle Ligure. Marco ha organizzato una festa di maschere dove abbiamo avuto Re Biscottino, abbiamo avuto Pantalone, Arlecchino e tante maschere dalla Liguria e del Piemonte. Insomma, una festa coi fiocchi. Come dice Santino, veramente una festa stupenda, una giornata meravigliosa, un carnevale così pieno di persone, di allegria, di bambini che si volevano divertire e che l'hanno fatto benissimo in nostra compagnia. Grazie a tutti e da Celle Ligure è tutto. Ciao! Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. La linea passa a Weekend Sport, buon proseguimento di serata con i nostri programmi.